Di quel 13 luglio 2015 resta il ricordo ancora vivo di una donna, uccisa dal caldo torrido e dalla fatica, mentre lavorava nelle campagne di Andria in condizioni di sfruttamento. 12 ore al giorno e una paga che si aggirava intorno ai 27 euro. La storia di Paola Clemente, bracciante agricola, allora 49enne originaria di Crispiano, in provincia di Taranto, non può essere dimenticata. E così l'amministrazione comunale di Andria ha conferito la cittadinanza onoraria alla sua memoria. Una tragedia scolpita nei cuori dei suoi cari e di tutta la comunità andriese. Quando mi hanno detto che mia moglie era morta di infarto, non ci potevo credere. E tanto è vero che poi dovetti fare un esposto in procura, perché vedevo che mia moglie non dava problemi, insomma, aveva sì un po' di dolori di cervicale. Poi di lì è nato tutto, dall'esposto, ed è stata fatta l'autopsia. Di lì è uscito che effettivamente mia moglie non ha avuto un infarto, ma ha avuto una morta di fatica, ecco. 9 anni fa, dopo la sua morte, il caso di Paola Clemente fece emergere un sistema di caporalato e sfruttamento sommerso, tanto che l'allora governo pensò di regolamentare il fenomeno con una legge, la cosiddetta anticaporalato, per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura. Per il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, il conferimento della cittadinanza onoraria è un modo per ribadire il no al caporalato, allo sfruttamento e a ogni forma di svilimento della dignità umana sui luoghi di lavoro. Molto più che una semplice manifestazione, molto più che un'iniziativa in ricordo di Paola Clemente, è un legame forte che la città di Andria vuole unire in sua memoria, vuole fare in sua memoria attraverso la sua famiglia, perché come dicevamo con il marito, con il figlio, l'idea è che una mamma come Paola Clemente possa entrare nei cuori e nella mente di tanti ragazzi e far loro comprendere che cosa significhi entrare nel mondo del lavoro e molte volte dover sottostare a delle situazioni di irregolarità. Ecco perché l'iniziativa è inserita nell'ambito del Festival della Legalità, perché noi vogliamo fornire gli strumenti di conoscenza di tutto ciò che, quando non si percorre la via della legalità, può portare poi a situazioni come quelle che si sono verificate.